Cos'è successo durante l'ultima puntata del Festival di Sanremo? Joliet incassa il 60% dei voti da casa, ma non vince la finale. Ecco perché. Quando è stata scelta la cinquina dei finalisti, che hanno riproposto i loro brani, le votazioni precedenti sono state azzerate e si è dato il via a una nuova votazione. Il rapper napoletano ha trionfato al televoto, che però pesa solo un terzo della classifica finale, che è stabilita anche dai voti della sala stampa al 33% e dalle radio per un altro 33%. La giuria composta dalle emittenti radio nazionali è una novità di quest'anno che va a sostituire la giuria demoscopica. Angelina Mango vince il Festival di Sanremo con il 40,3% delle preferenze totali, al secondo posto Geolier con il 25,2% e al terzo Annalisa con il 17,1%. Ma quindi, cos'è successo? Sala stampa e radio hanno messo all'ultimo posto Geolier, reduci dalla vittoria della serata cover del cantante neomelodico. Stavolta hanno fatto bene i conti per evitare che finisse al primo posto, portando in auge l'unica che aveva ricevuto più punti dal pubblico e che poteva quindi matematicamente vincere contro il 60% di Joliet. Per penalizzare Joliet si sono di fatti penalizzati gli altri brani in gara che avrebbero potuto gareggiare per la vittoria, ma che con quel 60% erano automaticamente esclusi. E tu, cosa ne pensi?